al fianco dell'Accademia Sant'Anna, che ha già sfiorato la 1 e sta ponendo le basi per portare la pallavolo femminile lì dove non era mai arrivata. Sì, come si ci illustra Messina, siamo molto legati al territorio, siamo molto legati allo sport, che crediamo che sia anche l'anima dei cittadini, dell'imprenditoria. La voglia di fare sport è qualcosa che deve stare sempre con noi. Quindi questo connubio tra sport e industria riteniamo che possa essere importantissimo per lanciare delle iniziative che devono puntare in alto. Quindi l'Accademia, con questi imprenditori illuminati, Costantino e Caselli, che puntano alla Serie A1, non può che renderci assolutamente felici, e noi dobbiamo affiancarli. Quindi puntiamo tutti quanti su questa campagna. La pallavolo femminile ormai è diventato un perno della città e noi siamo a fianco. Bisogna coinvolgere il pubblico, bisogna coinvolgere anche il tessuto imprenditoriale per dare un futuro a questo club. Ma sì, quello che abbiamo visto è che una grande impresa per raggiungere i propri obiettivi deve avere l'aiuto di tutti. Quindi qua abbiamo capito che solo mettendoci tutti quanti insieme, remando tutti dalla stessa parte, possiamo riuscire a raggiungere grandi obiettivi. Così è stato magari per il tennis, e ora speriamo che lo sia per la pallavolo, magari per il basket, e comunque ora siamo in periodo di Olimpiadi, quindi ci rendiamo conto che ha un effetto di trascinamento per le città importantissimo. Ha citato tre discipline, con il tennis che ha già raggiunto uno storico scudetto, basket e pallavolo che sognano in grande, invece da 15 anni una nota dolente, una sua vecchia passione, il calcio. Il calcio, naturalmente, tutti quanti noi aspettiamo l'esito delle trattative e speriamo che risorga al più presto. Il calcio è un po' l'anima antica e forte di Messina. Allora abbiamo fatto una cavalcata storica, non sogno altro che si possa ripetere, quindi rimaniamo in attesa e speriamo bene. Lei è stato spesso critico su questa gestione societaria. Quale può No, essere il ma futuro? Perché anche altri tentativi, magari poi cito Rocco Arena, che aveva ottenuto peraltro il marchio del Football Club Messina, non hanno sortito gli effetti allora, sperati. devo dire, noi ci siamo sempre espressi favorevolmente per imprenditori che investissero a Messina, quindi abbiamo sempre detto che li avremmo affiancati ed aiutati. Quindi abbiamo sperato in Rocca Arena, abbiamo sperato in Sciotto, che devo dire, devo ammettere, ha investito veramente tanti tanti soldi e impegno personale, e anche i suoi problemi di salute probabilmente sono anche effetto di questo grandissimo impegno. Purtroppo tante volte non basta quello, ci vuole anche fortuna, ma anche organizzazione. E quindi che cosa posso dire? Posso solo sperare in un futuro, in un buon futuro, deve essere. Ultima domanda sugli impianti. Il Pallarecifine è stato riqualificato anche grazie all'Accademia, ha ritrovato la capienza originaria. Qualche anno fa, insieme a suo fratello Vincenzo, avevate donato all'allora sindaco Cateno De Luca il progetto relativo alla copertura dello stadio Franco Scoglio, un dono alla città, si disse all'epoca. Che fine ha fatto? Perché ci verrebbe da dire che quello stadio un po' incompiuto, che era peraltro un altro suo grande sogno, è lo specchio della difficoltà dello sport. Ma sì, quel progetto è sempre là, è un progetto che, come sapete, avevamo predisposto anche in collaborazione con la Juventus di allora, con Giraudo, perché era proprio la copia esatta dell'operazione dello Juventus Stadium. Quindi lì ha funzionato, l'hanno fatto. A Messina non ha funzionato, ci hanno sequestrato lo stadio mentre i nostri ragazzi si allenavano. Hanno spiccato un mandato di cattura nei miei confronti, fortunatamente bloccato dal GIP, quindi devo dire che probabilmente a Messina è più difficile fare le cose.